Simona Baldelli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a chi ci ascolta. E benvenuta davvero qui nel Posto delle Parole per condividere il suo nuovo romanzo pubblicato da Sellerio, Il Pozzo delle Bambole. Ed è un romanzo che ci ha tenuto parecchio avvinghiati alla lettura nelle settimane scorse. Ci fa piacere trovare il tempo per condividere con i nostri ascoltatori, ma la condivisione di questa storia insieme con i nostri ascoltatori, Simona Baldelli, parte dall'immagine di copertina. Ce la vuole raccontare? C'è una ragazza che guarda, forse un po' spaesata davanti a sé, grandi occhi, un basco in testa, che credo racconti molto, perché questo basco, a guardare bene la copertina, l'immagine, si intuisce fatto all'uncinetto. E mi parla quindi di un basco costruito, realizzato a cavallo fra la fine degli anni 60 e i primi degli anni 70. In mano questa ragazza ha un fiore dallo stelo molto lungo, ci sono tre fiorellini rossi in cima, non ci sono foglie, c'è questo lungo stelo. È un po' come se questa ragazza, vista anche l'epoca che il basco evoca, venisse a chiederci il pane e le rose. Simona Baldelli, era il 2013 quando lei pubblicava il libro d'esordio, Eveline e le fate, se non ricordo male. Ed è stato un romanzo finalista al premio Calvino, e tra l'altro ricordo sempre con piacere il premio Calvino, che tra l'altro da pochi giorni ha decretato il nuovo vincitore. Lei che ricordi ha della sua prima scrittura? Ma di ne ho un ricordo vivissimo perché a 10 anni dalla pubblicazione, fra qualche mese uscirà una nuova edizione di Eveline e le Fate. Ho chiesto alla casa editrice di poter rivedere il testo e mi è stato consentito. Per cui ci sono proprio tornata sulla prima scrittura, capendo anche così la ingenuità che si commettono all'esordio, perché comunque c'è un mestiere, c'è anche un occhio esterno che man mano si sviluppa, e quindi provo molta tenerezza anche per, ecco, appunto, qualche grossolanità commessa. Però noto una coerenza, che è quella proprio dell'architettura, della costruzione delle storie, che per me sono importantissime e vengono prima della scrittura, del linguaggio, perché io credo che ogni storia abbia il suo bagaglio di parole per essere raccontata. Io credo che non tutte le storie si possano scrivere alla stessa maniera. E quindi non solo ho un ricordo molto vivo, ma anche molto commovente, perché poi non era proprio nei miei progetti, non era nelle mie idee, nei miei pensieri, quello di scrivere, di farlo diventare un mestiere, una professione. Era per me una cosa altissima. Era un sogno forse che non riuscivo a fare ad alta voce, e poi invece è successo ed è Eh sì, molto bello. lei poco fa ha detto che la scrittura ovviamente è sempre diversa da una storia all'altra, ma la diversità a cui lei faceva riferimento era qualcosa che sta proprio insito nella costruzione della parola, dello sguardo. E in che cosa si differisce, dalle altre storie il Pozzo delle Fate? Non Il Pozzo tanto a delle livello di Bambole. storia, non a livello di storia, proprio nella costruzione narrativa, mi interessa scoprire. Sì, sia nella costruzione narrativa, ma anche proprio nella costruzione del linguaggio. Io cerco di seguire anche in questo la protagonista. C'è più di un protagonista all'interno di questa storia, ma una in particolare, che è Nina, che noi conosciamo fin dalla nascita. È nata il 2 dicembre del 1946, e la seguiamo fino, diciamo, al termine della storia, e siamo nel maggio-giugno del 68. E le parole cambiano perché cambia la sua competenza, cambia il suo bagaglio di parole. Per cui il testo, la storia accompagna Nina con un linguaggio molto, molto semplice all'inizio, tant'è vero che lei va, non appena comincia a leggere e scrivere, ha un quadernino su cui appunta le parole che non conosce,
o che le sembrano strane o utilizzate in un contesto diverso da quello che lei sa. E quindi insieme a lei anche le parole, anche il linguaggio acquisisce consapevolezza, perché le parole sono tutto ciò di cui disponiamo per immaginare un futuro, anche per conoscere i nostri sogni, i nostri desideri. Non possiamo desiderare, non possiamo volere quello che non conosciamo, quello di cui ignoriamo l'esistenza. E quindi il linguaggio del romanzo cresce, cambia, si amplia, allarga lo sguardo insieme a lei. Ah sì, io credo che l'umanità sia proprio, come dire, un avverbio di modo che ci contraddistingue, che descrive anche il modo, appunto, la maniera in cui facciamo le cose, mettendo le persone al centro, mettendo l'individuo, l'essere umano al centro delle cose. E anche la scrittura, secondo me, lo è una scrittura soprattutto che non sia solo di intrattenimento o, come dire, di vanità, perché a volte ci si scrive un pochino addosso, così per il gusto di farlo, di vedere scritte, di vedere nero su bianco le nostre parole, i nostri pensieri. E invece c'è qualcuno dall'altra parte a cui queste parole sono destinate. E secondo me dobbiamo sempre chiederci l'effetto che avranno su chi ci legge, se possono riguardarlo. Ecco. Se parlano non solo di noi che scriviamo, ma soprattutto se parlano anche di chi ci legge. E secondo me, senza una buona fetta di umanità, è difficile che questo avvenga. Mi ha ricordato ciò che ha detto un nostro ospite diverso tempo fa e diceva che il suo desiderio, il suo sogno, non di certo una presunzione, era quello che scrivendo, una volta che il libro venisse pubblicato, le sue parole toccassero le persone. Ora, mi piace molto questa idea che le parole, come anche le parole del Pozzo delle Bambole, arrivino a toccare le persone. Ma certo, anche perché i libri sono di chi li legge, non di chi li scrive. Nel momento in cui il manoscritto si è trasformato in una pagina pubblicata, non appartiene più all'autore. Ed è anche vero ciò che si dice, che ogni libro per un lettore in qualche modo deve rispondere a una domanda, no? Personale. E sì, ma io credo che a ciascuno di noi sia capitato, non solo da ragazzini, di sentire riassunto un pensiero sul quale non riuscivamo a soffermarci o che non riuscivamo a formulare in maniera compiuta. Tu trovi un poeta, un paroliere di canzoni, un autore che te lo sintetizza in una frase e tu dici: ecco, quella cosa che inseguivo e che non ero riuscito a fissare, a riassumere, a delineare. Con alcune parole, e quindi è un dialogo che non può prescindere dagli altri, quindi dai lettori, ma veramente i libri appartengono a chi li legge. E adesso entriamo nella storia pubblicata dalla casa editrice Palermitana Sellerio, Il Pozzo delle Bambole. Cerchiamo di sintetizzare in due frasi il suo romanzo. Vediamo se riusciamo, Simona Baldelli. E le due frasi sono queste. Cosa c'era nel buio da far tanto spavento? È questa la domanda. E la risposta è una visione del futuro. Ora, queste due frasi, l'inizio e la fine, in un certo modo rispondono esattamente a questa storia. E tra questa domanda e questa risposta, quante cose succedono? Allora, succede che si parte appunto da uno spaesamento, da un senso di esclusione, quindi relegati là nel buio, questi bambini. In particolare il buio di cui parlo è quello di un orfanotrofio, brefotrofio. Ci sono sia orfani che trovatelli in questo istituto. E si chiedono cosa c'è nel buio, soprattutto il buio al di là di questo microcosmo asfittico e anche violento che loro conoscono. E
dentro il quale è impossibile formare un'individualità, perché imposti di quel genere, come dire, sta nell'ordine delle cose, non avere una propria camera, non avere il proprio letto, non avere neanche dei propri abiti, perché sono quelli dismessi dagli orfani ai trovatelli che sono arrivati prima e tu man mano che cresci che passerai a quelli più piccoli, i trovatelli non hanno neanche un nome perché veniva scelto dall'istituto un nome e un cognome. E quindi è un buio fitto, fitto, e dentro il quale è impossibile costruire se stessi. Ci riescono alcuni, nel momento in cui escono da fisicamente da questo istituto, da questo pozzo delle bambole, e scoprono che senza il confronto con gli altri, senza, come dire, una prospettiva anche politica, nel senso di polis e pubblica di noi stessi, non, difficilmente riusciamo a costruirci come persone. Per quello la risposta alla domanda cosa c'era nel buio da far tanto spavento, per me può essere una visione del futuro, un futuro che credo nel 68 fosse immenso. E chiunque avesse 20 anni in quegli anni lì avesse la sensazione di poter allungare una mano e prendere qualsiasi cosa, un futuro sterminato, immenso, di cui adesso magari ricordiamo soltanto, come dire, l'evoluzione violenta, no? Della lotta armata, ma c'erano delle istanze bellissime che somigliano molto, molto da vicino a quelle di oggi, a partire dalla pace, a partire appunto dall'essere umano al centro del discorso, i diritti, uguaglianza, parità, cioè, credo che siano parole che utilizziamo molto anche adesso, un futuro sterminato, del quale io vorrei così ci venisse restituito almeno un pezzetto. Eh sì, però per costruire il futuro bisogna guardarsi indietro. Simona Baldelli guarda indietro questa storia che nasce anche grazie a un documentario, no? Se vogliamo, se ho ben compreso, Simona Baldelli ha una casualità di ha incontrato questa storia, no? Del tabacchificio, e da qui poi è scaturita poi l'idea, di creare la storia di Nina. Sì, perché allora io parto sempre dal bisogno di soffermarmi e di affrontare un tema. E come dicevo prima, il tema su cui volevo lavorare era proprio quello dello spaesamento, ed è anche una cosa in questo senso che mi appartiene molto. Io mi sento mai come adesso, mi sento al di fuori del mio tempo, faccio proprio fatica delle volte a capire anche il linguaggio che viene utilizzato e dal senso di esclusione. Non avevo però in mente una storia, perché ecco, io da questo che parto. E poi mi sono imbattuta per caso e avevo anche molta voglia di scrivere una storia inventata in Abruzzo, regione verso la quale sentivo di avere un debito di riconoscenza che mi veniva da un capitolo del mio precedente romanzo pubblicato da Sellerio, Alfonsina e la strada, basato sulla vita di Alfonsina Strada, la prima e unica donna ad aver percorso il Giro d'Italia insieme agli uomini nel 1924. E c'era insomma c'è un capitolo dentro il romanzo ambientato in Abruzzo al quale io sono legata in una maniera veramente fisica. E quindi volevo ambientare un romanzo in Abruzzo. E ho incontrato questa storia tramite un ritaglio di giornale che parlava di questa occupazione della manifattura tabacchi di Lanciano, 40 giorni di occupazione, non solo la fabbrica, queste 650 tabacchine che ci lavoravano, poi hanno dormito sui binari della Sangritana, hanno occupato gli uffici comunali. E fra il maggio e il giugno del 68, io ho detto, ah, ecco qual è la storia che racconterò. E mi sembrava anche abbastanza strano che una cosa così grande, così corposa, che ha coinvolto tantissime persone, le due manifestazioni principali collegate a questa occupazione hanno visto la presenza di circa 10.000 manifestanti, se pensiamo che Lanciano in quel momento aveva poco più di 20.000 abitanti, è come se a Roma sfilassero 2 milioni di persone, e quindi le proporzioni erano veramente importanti. E
Ho detto, bah, dobbiamo recuperarla e quindi pensando alle tabacchine, pensando allo spaesamento, pensando all'esclusione, sono partita con il racconto di questi personaggi bambini E dentro a l'orfanotrofio. proposito di esclusione, di rifiuto e di non sentirsi a posto, le nostre vite di tutti quanti sono più o meno storte e tutti quanti abbiamo qualche rifiuto, qualche cosa che va storto, ma l'essere rifiuto per Nina è qualcosa di diverso, l'ho già accennato lei, buttata in un orfanotrofio, e insieme con tanti altri. Con tanti altri bambini, però anche qui si cerca una fratellanza, una sorellanza, un modo di superare il giorno. E qui incontriamo Marcella, incontriamo Lucia, il suo sguardo straordinario. E per Nina Lucia, è qualcosa di molto importante. Ecco, scopre l'altro. Attraverso Lucia, Nina scopre l'altro, come dicevo prima, no? Questa omologazione, si immagini, tutti quanti a tavola allo stesso momento, si mangia tutti quanti la stessa cosa, non c'è, non c'è, come dire, non ci sono i miei giocattoli, non c'erano degli spazi per me, tutti quanti a camminare la domenica pomeriggio vestiti alla stessa maniera. E improvvisamente invece arriva là dentro una persona che ti guarda, ti vede e ti sceglie. Ti dice tu sei diverso dagli altri e nasce un'amicizia che credo sia il sentimento più coinvolgente, più totalizzante, verso il quale andiamo nudi, andiamo senza difese. E hanno 7 anni quando si incontrano queste bambine e Nina è già lì dentro perché da trovatella, insomma, passa dentro questo istituto. Tutta la sua vita, insomma, fin dal primo istante. Invece Lucia ha una grande differenza, lei è un'orfana, quindi ha un prima, ha una differenza, ha un prima e un dopo. E queste due bambine così, così diverse si scelgono, diventano speciali l'una per l'altra, però proprio perché secondo me l'amicizia è veramente il sentimento più complesso e che contiene anche tutti gli altri di cui disponiamo, può avere anche delle sfumature scure, nere, è facile manipolare o venire manipolati quando qualcuno ci consegna così la propria vita. E però, come succede in natura, perché anche le piante parassite non si avvinghiano a qualsiasi ramo, il vischio, per esempio, sceglie la quercia, c'è una sensibilità anche da parte del manipolatore nello scegliere chi di fatto è disposto ad essere manipolato perché vuole sentirsi importante, vuole sentirsi fondamentale, vuole sentirsi necessario. E quindi in questo rapporto che poi prosegue per tutto il romanzo, ogni tanto si allontanano, poi si ritrovano, sperimentano questo, sperimentano la bellezza dei sentimenti totalizzanti e sperimentano anche le piccole e grandi crudeltà che delle volte siamo in grado di esercitare sulle persone alle quali vogliamo bene. Imparano delle parole, a vivere le parole, per esempio la parola speranza, la parola soprattutto delusione e non solo. Sono parole che attraversano e che creano uno sguardo nuovo nonostante tutto. Vivono le parole, è una definizione bellissima, la ringrazio. Sì, le parole si vivono, le incarniamo. È vero, me ne rendo conto ora. Grazie. E Nina, poi fa la sua vita, diventa grande ed è difficile, anzi è molto facile dire diventare grandi qui seduto su una sedia, ma nella tranquillità del posto, di questo studio in questo caso, ma la vita di Nina e di quei bambini, di quelle persone, è una vita molto difficile. E allora qui si apre un mondo, il mondo reale, quello non più dell'orfanotrofio, ma il mondo quello che è quello che trova. La realtà del mondo. Lei ha compiuto 18 anni, no? Esce dall'orfanotrofio, fa nuove amicizie e vive e comincia a rendersi conto che il mondo fuori, per così dire, respira in modo diverso.
a volte anche rabbioso. E qui incontriamo le manifestazioni, gli scioperi, le occupazioni. E allora il mondo è un'altra cosa rispetto a quello che aveva vissuto prima. Se immagini, allora per quanto oscuro e crudele anche quel mondo lì, era però un mondo protetto, innanzitutto dove non c'era bisogno di essere autonomi, ma neanche nel pensiero, perché qualcuno decide per te tutto quanto, anche quello che hai nel piatto, le preghiere che devi dire, l'ora in cui vai a dormire, quella in cui ti alzi. E io ho provato insieme a Nina anche lo shock, per esempio, di entrare in un bar per la prima volta, perché per lei tutto è improvviso, di poter camminare dovendo scegliere una direzione e non fare queste camminate in circolo, no? Tutti quanti in fila per due, e prendere delle decisioni, diventare autonomi, delle volte spaventa, è molto più comodo rimanere in un alveo, no? Dove c'è qualcuno che decide per te, gestisce la tua vita, tu non hai responsabilità, e invece avere delle responsabilità, quindi formare anche un proprio giudizio, un'etica, una morale, giudizio inteso proprio come etica, perché una cosa che ripeto spessissimo nel romanzo è proprio quella di non giudicare, cioè di stare lì con il dito puntato e dire, secondo me quella cosa dovevi farla così, che credo sia una pratica terribile, una delle cose forse anche più brutte del nostro tempo, in cui siamo sempre alla finestra virtuale, soprattutto anche fisica che sia, a giudicare, a sparare sentenze su quello che fanno gli altri. Però, nel momento in cui devi prendere delle decisioni, ti devi assumere la responsabilità delle tue azioni, sì, spaventa, però è quella la misura poi della nostra umanità. Per tornare ad una parola, un termine che abbiamo utilizzato prima. E allora davvero abitiamo le parole, come diceva lei, e dobbiamo anche diventare quello che diciamo, dobbiamo anche essere coerenti fra le parole che usiamo e le azioni che compiamo. E non è un'operazione semplice. Mille sollecitazioni tutte assieme, nel momento, no, in cui Nina esce da questa scatola. Esce da quella scatola dove tutto era preordinato, organizzato, tutto quanto a posto. E Nina invece, come dicevamo, scopre un mondo diverso, un mondo anche di sentimenti, prima leggeri, poi sfumati e poi prorompenti. Sì, è un romanzo che racconta gli esclusi. Io non so se le è mai capitato di andare in cinema, in alcune città esistono, ci sono ancora, sono dei cinema teatro, a volte sono questi budelli enormi di marmo e ti vendono i biglietti fino all'ultima fila e tu hai lì il tuo biglietto numerato fra le ultime file e non solo sei in fondo a questo corridoio lunghissimo e quindi vedi molto poco già di per sé di quello che succede in scena, ma ci sono pure le colonne davanti. E quindi tu sei pubblico pagante, ma cioè non servi, non sei mai al centro delle cose, la tua opinione non importa, tu non fai la differenza, te ne stai laggiù relegato, hai pagato un biglietto, ma stai dietro la colonna. Ci sono, ed è una cosa incredibile, ogni volta non mi è capitato spesso, per fortuna, ma qualche volta sì, e una volta che sto seduta lì dico, ma com'è possibile? Come ti viene in mente di vendere anche questi biglietti qua? E quindi in questo senso sono perdenti perché non è stata, non stai nell'ordine delle cose che possano mai sorteggiare il biglietto vincente di una lotteria. Tu sei nato per rimanere margini, non importi, non farai la differenza, mai, mai. E c'è una battuta che trovo lancinante, anche di una bellezza fulgurante, insomma, è veramente una rivelazione, ma è di una crudeltà infinita, una battuta dell'anima buona di Shezuan, di Brecht, in cui c'è un personaggio che dice all'acquaiolo che gli ha appena detto, ma io ho fatto del mio meglio, e quell'altro gli risponde, il tuo meglio non sarà mai abbastanza. Ecco, la maggior parte dei personaggi che racconto hanno la consapevolezza o credono che il loro meglio non sarà mai abbastanza. Eppure,
Eppure può sempre arrivare una telefonata che salva il lavoro. E qui però ci fermiamo, lo lasciamo scoprire ai nostri ascoltatori, come anche il titolo di questo romanzo, lo scopriremo verso la fine di questa storia, Il Pozzo delle Bambole, ricordo pubblicato da Sellerio. Ma prima di salutarci, Simona Baldelli, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Ah, dunque, ne ho tanti aperti in questi giorni. Oddio, non ricordo l'autrice, ricordo però il titolo e la casa editrice, Keller, che è una casa editrice che amo molto, e il titolo è 16 parole. E anche questa protagonista, questo personaggio, scopre se stessa attraverso le parole, casuale, che no, io al caso non credo. Comunque, non l'avevo scelto quel libro, non l'ho scelto io, mi ha scelto lui, stava là su uno scaffale di libreria e io ho allungato la mano e ormai quando, lo so che quando prendo un libro leggo la quarta di copertina 99% delle volte poi lo compro. Questa ragazza che è nata in Persia, era Persia ancora quando è nata lei e poi è emigrata con parte della famiglia in Germania, ritorna adulta nel luogo in cui è nata e recupera le parole, recupera il persiano, ormai parla il tedesco e attraverso queste parole ricostruisce un'identità, una storia che lei non ha o che pensava non le appartenesse più. Lo trovo molto bello. Lo trovo poi senza, come dire, dover scavare, senza entrare anche nella morbosità dell'occhio alla serratura, fa capire che cos'è la pulizia etnica, che cosa significa dover stare sempre attenti che un velo non cada dalla testa, ma anche ci sono dei personaggi maschili con uno sguardo veramente attento, dolente, partecipato, insomma, trovo che sia un romanzo veramente molto bello, 16 parole. E noi abbiamo raccontato il Pozzo delle Bambole insieme con Simona Baldelli e vorrei ricordare a chiusura che in questo libro si sorride anche. Noi non abbiamo parlato di questa cosa, ma si sorride e io lascio che gli ascoltatori si lasciano trascinare. Per esempio, io sono rimasto affascinato dai sorrisi di Carla, che è straordinaria, una delle tante presenze straordinarie in questa storia. Sorride e si canta. Prego, scusi. Si sorride e si E canta. si canta, certamente, questo fa parte anche del sorridere alla vita. Grazie davvero, Simona Baldelli, e buona giornata. Grazie a te, buona giornata.